Oggi ricettone. Spesso nei commenti mi scrivete come si fa a rompere le uova con una mano sola. Non è una stupidata, eh? Perché i cuochi spaccano con una mano sola? Per fare i fenomeni? No. Perché spesso e volentieri sei lì che magari monti una crema, una roba, ti manca un uovo, stai facendo un impasto, ti manca un uovo, devi andare a lavarti le due mani, prendere le uova, romperlo, rincominciare. Invece no, se sei lì, stai facendo su una roba, pum, metti dentro l'uovo e vai avanti. Si può fare anche con due mani addirittura, però vabbè, non esageriamo, cominciamo a farlo, faccio vedere con una mano sola. E poi dopo a fine video vi devo dire anche una cosa importante. Non pensiate al primo colpo di rompere l'uovo e che vada subito tutto bene, eh? Bisogna fare un po' di tentativi, ci vuole un po' di pratica, come tutte le cose. Prima cosa il movimento. Noi l'uovo quando lo prendiamo in mano lo prendiamo così, no? Normalmente, poi dopo lo spacchiamo. Per romperlo con una mano solo non bisogna aver paura di fargli male, bisogna tenerlo bene, ben saldo, no? E dare un bel colpo, dopo vi faccio vedere anche bene come si fa, eh? Un bel colpo sul bordo della cosa, con un coltello, sul bordo del tavolo, sulla testa, fatelo dove volete, basta che gli date un bel colpo. E poi bisogna fare questo movimento qua, con le due dita che tengono l'uovo sotto, bisogna fare così, cioè il pollice manda mezzo guscio da una parte e il medio manda mezzo guscio dall'altra. Potete farlo anche con l'indice, potete farlo anche con l'anulare, il pollice sicuramente. Io vi consiglio il medio perché sta in mezzo, è più facile. Bisogna fare questo movimento sulle crepe che si creano rompendo l'uovo. Adesso vediamo bene come fare. Bene, bando alla teoria, passiamo alla pratica. Ovetto, non importa la dimensione, anche l'uovo di struzzo non cambia. Allora, bel colpo, non abbiate paura di fargli male. Guardate, è già abbastanza, però diamogli un altro colpo. Ecco, lì. Va bene anche così, meglio ancora, se cola giù un po' di bianco, tanto non scappa, non vi preoccupate, meglio ancora. Ora guardate dove caccio le dita, il medio che vi dicevo prima è il pollice, lo caccio dentro la crepa. E adesso il pollice lo mando in là, il medio lo mando indietro e l'ovetto si scassa. E il guscio lo mettiamo via. E l'ovetto è qua, bello pronto da usare. Gli ortodossi dell'ovetto mi diranno, ma prima lo devi mettere in un piattino, poi dal piattino lo devi passare nella ciotola, così vedi se ci sono dentro pezzettini di guscio, se ci sono dentro i batteri, se ci sono dentro gli extraterrestri. Sì, ma non stiamo parlando di questo, sto solo facendo vedere come si rompe l'uovo con una manina. Dunque, rifacciamo il rallentatore, colpo deciso, finché non vedete uscire il sangue, il bianco dell'uovo, dentro il pollice, dentro il medio, schiacciamo leggermente, spingiamo il pollice di là e il medio indietro e l'ovetto le casca. Facile, no? Però dovete fare un po' di pratica. Poi se volete separare il rosso dal bianco, non c'è bisogno di usare quei strani strumenti cinesi che vedo in giro. Dio, se ce l'avete va bene, certo, basta prendere il rosso, schiacciate un pochino con le dita e il bianco cade e lo mettete da parte. Bene, vi ho fatto vedere come si rompe l'uovo con una mano sola. Adesso che ci faccio queste uova? Facciamo una frittatina oggi, eh? Ma cosa volevo dirvi? Se andate in descrizione, sotto al titolo dove scrivo le ricette, tutte le cose, proprio sotto dove c'è scritto mostra altro, cliccate, andate lì, proprio qui sotto, trovate anche il link del mio secondo canale, dove faccio i lavori di casa, fai da te, così, per chi vuol vedere magari dove abito, i lavori che faccio, i lavori del giardino, tutte le mie cosine, ecco, perché non ho voluto mischiare le due cose, una cosa è la cucina, una cosa è i lavori che faccio fuori. Quindi per chi mi ha chiesto e per chi volesse vederlo, basta andare sotto e cliccare. Ci sono i miei lavori di casa e giardino di Gabriele. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo ovetto. Vado a fare la frittatina io, va? Oh, grandi, eh? Ci vediamo. Te, più, te. Eccole qui le vere attrici di questo video. Guardate che belle, le quattro dell'Ave Maria.